Pomeriggio che si preannuncia intenso, tifosi, grandi protagonisti del pre-partita, si attende solo il calcio d'inizio. Ben ritrovati all'appuntamento su EATV, con me c'è come sempre Daniele Adani. Gara che porta con sé grandi aspettative. Bello, tutto da seguire tra Mad Lads e Football Friends. Partita che promette di tenerci incollati lo schermo fino all'ultimo. Sarà battaglia vera, ragazzi, in campo. E tra due squadre che sono certo faranno di tutto per portare a casa la vittoria. Riconquista il pallone la squadra avversaria. Padoin. Yatabari. La legge bene, intercetta il traversone. Yatabari. Football Friends che provano a salire. Cross allontanato. Palla che spiove. Allontana il pericolo. Riconquistano palla qui. Ferma tutto e riconquista il pallone. Avanza sulla tre quarti. Traversone in area. Sbaglia il rinvio qui. Fischia l'arbitro, azione interrotta, è offside. Non ha fatto in tempo a rimettersi in gioco. Il passaggio doveva essere leggermente ritardato. Entrata decisa. Solleva la testa, c'è il cross in area. Occhio, non riescono a spazzarla, non è finita. Bravo il portiere nonostante il pressing. Padoin. Palla che filtra, attenzione. Recuperano bene il pallone, situazione che era interessante. Non buttano via il pallone, preferiscono aspettare il momento giusto. Ha il pallone per il vantaggio. Intervento del portiere che vale come un gol. E non si è lasciato sorprendere. Occhio al pallone in mezzo. Si mette bene sulla linea del passaggio, intercetta palla. Taglia tutto il campo con questo lancio. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante. Padoin, intervento pulito e decisivo sull'attaccante. Contrasto pulito che ferma l'avversario. Procede senza disturbo. Palla messa in area. Padoin. Palla interessante in profondità. Determinante il difensore qui. Pallone riconsegnato agli avversari dai Football Friends. Antonsson. Christian. Pallone che è uscito, efficace qui il pressing.
recupera palla e può impostare. Manovrano i Football Friends. Intercetta il traversone. Palla in out, ci sarà rimessa con le mani. Capisce tutto e recupera il pallone. Non un match memorabile fin qui. Lo 0-0 ci descrive la paura di entrambe le squadre. Nessuno che rischia, nessuno che prende in mano l'iniziativa. Guardi i due possessi palla, si equivalgono. Io vedo difficile che questo risultato si sblocchi. Buon movimento di squadra. Tentativo di cross respinto. Palla che viene intercettata. Diatabaré. Football Friends che provano a salire. Cross in mezzo. Aspetta la minaccia. Sfugge al proprio rivale. Finisce qui la prima frazione, squadre che fanno rientro negli spogliatoi. Ripresa che ha dunque inizio. Attento qui il difensore che allontana. Un fallo sciocco che concede una punizione davvero invitante. Sceglie il tocco corto. Gestiscono male questo possesso. C'è spazio per la ripartenza. Palla in fallo laterale. Il possesso per i Mad Lads. È libero di ricevere il cross del compagno. Diatabaré. Fanno girare il pallone molto bene. Ingenuità, regala il pallone. Intervento falloso, ci sarà punizione. Tiene a bada l'avversario con il fisico. Hanno una chance su questo corner, possono sfruttarla per portarsi in vantaggio. Chance su calcio d'angolo da sfruttare per passare in vantaggio. La reazione dei tifosi è tutto un programma. La calcia in profondità. Intervento super! Da pochi passi il portiere ha salvato tutto. Che riflesso pazzesco, l'avevo vista già dentro io. Interviene sul pallone e lo fa suo.
Christian. Occhio al tocco verticale per il compagno. Tabari, palla intercettata, nuovo possesso. Christian, palla morbida a scavalcare la difesa. Yatabari, splendido intervento difensivo. L'arbitro lascia il vantaggio, continuano a spingere, brava la conclusione, il portiere non la blocca, palla ancora in gioco, miracolo del portiere. L'arbitro assegna il rigore per questo fallo. La panchina chiedeva anche un provvedimento disciplinare, ma l'arbitro non è stato di questo avviso. Credo che alla fine abbia preso la decisione giusta, fischiando solo il rigore. L'ammonizione, secondo me, sarebbe stata eccessiva. E la mette, niente da fare per il portiere. Rigore ben calciato, come ci mostra il replay. Ha optato per alzare la traiettoria, palla nel 7. E 9 volte su 10 è gol. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. L'arbitro dà la norma del vantaggio. Legge bene la situazione di conquista palla. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. Ottimo qui l'intervento, l'anticipo e il recupero del pallone. Ancora un quarto d'ora da giocare. Manovrano i Football Friends. Lancio prevedibile, perde il pallone. Antonsson. La direttrice di gara lascia a norma del vantaggio. Ultimi scampoli di gara, vedremo se la squadra di casa riuscirà a trovare almeno il pareggio. La squadra mi è apparsa in riserva, Pier. Diversi elementi li vedo piegati sulle gambe. Attaccare richiede un ulteriore dispendio di energia, ma è l'unica alternativa, eh? E se vuoi creare pericoli dalle parti del portiere e strappare almeno un pareggio. Yatabari, stanno vincendo e possono dunque permettersi questo tipo di possesso palla nel finale. Provano a caccia del gol del pari. Intervento pulito col pallone che finisce in out. Brutto passaggio, recupero facile. Mancano 3 minuti alla fine della partita.
Si mette bene sulla linea del passaggio e recupera il pallone. Cross sul secondo palo. Pallone che viene allontanato. Pressing efficace, pallone recuperato. Si giocherà ancora per 120 secondi. Accompagnano l'azione. E c'è un altro pallone. Provano a giocare. Pallone che è uscito, sarà rinvio dal fondo. Fischio finale dell'arbitro, non mancano le polemiche, i tifosi di casa si fanno sentire.